Giovanna Lanza, Claudio Stacchi, grazie, grazie. Adesso arriva un basso formidabile nella veste di padrino, viene dalla Georgia, è Paata Burciulase, il famosissimo che accompagna Luciano Miotto. Grande Paata Burciulase, vieni Luciano. Allora, Paata Burciulase, georgiano. Sì. E io ho saputo una cosa, che lui è stato nominato principe della Chiesa russa ortodossa, è vero? Sì, è vero, sono molto felice perché la Chiesa russa ortodossa ha deciso che io ho fatto molto per la cultura russa e sul mio compleanno quest'anno in chiesa a Vienna sono nominato come un principe, mi fa grande piacere. Complimenti anche da parte nostra. Luciano Miotto è un italo-argentino, è figlio di cantanti, nipote di cantanti, bisnonno cantanti, tutta musica, vero? Tutta musica. Nato dove? Nato a Buenos Aires. Che concorso hai vinto? Ho vinto il concorso Aslico, ho vinto il Lauri Volpi, il Vignas a Barcellona. E... adesso stai lavorando a Savona, vero? A Savona, sì. Che cosa ci vai ad ascoltare? Un pezzettino della Calunnia. La Calunnia, la Calunnia è un venticello, spargete, 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 qualcosa resterà. La Calunnia. Sotto il pubblico flagello per gran sorte a te mor. E il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar, si va a crepar, si va a crepar. Resta qui con me, grazie Paata. Eccoli qua i cinque concorrenti alla seconda edizione di Vincerò. Adesso è il momento di comunicare a voi pubblico a casa il televoto. Un voto costa soltanto 200 lire, una chiamata telefonica.